Bentornati a Mai Dire Diete, dove si scopre non solo ricette molto gustose, ma molto nutritive e anche altre informazioni. Sono qui con un grandissimo amico, Gaudenzio Calabrese. Come stai, Gaudi? Ciao Jill, ciao a tutti. Allora, siamo tornati sempre per affrontare la tema critico, proprio focale di questo programma, non dire dieta. Allora, se noi cominciamo a vedere la tavola con altri occhi, in altro modo, diventa sempre più facile a mantenere la linea per tanti anni, ok? Perché la dieta finisce, invece la buona tavola no. Allora, Gaudenzio, ci spieghi che cosa ci ha portato oggi con una premessa. Allora, Gaudenzio è un... Io voglio darti chef pasticcere, anche se chef non possiamo utilizzare perché noi non siamo chef, però siamo appassionati. Esatto, appassionato di cucina e appassionato soprattutto di dolci, ecco. E cerchiamo di dare qualche consiglio a chi dal punto di vista da amatore cerca di realizzare delle cose gustose però anche belle in cucina. Allora, questo è anche un altro tema che andremo a parlare anche con altri amici che mi vengono a visitare nelle mie cucine di Mai Dire Dieta, il fatto estetico del cibo stesso, perché se noi applichiamo una regola di quando io vado a prepararmi la cena lo faccio in modo non solo gustoso ma anche visivamente gustoso per gli occhi, no? Con i colori e con gli odori e diventa, e anche quando apparecchio la tavola, magari la tavola diventa sempre più bandito. Passiamo da mangiare in piedi soltanto per ingozzarci di cibo e cominciamo a godere la tavola, sei d'accordo? Assolutamente d'accordo, è quello che poi dovremmo sempre fare ogni volta che noi ci accingiamo, diciamo, a preparare delle cose che possono essere diciamo anche più applicabili, perché magari noi diamo dei consigli su, in questo caso, dei dolci che possono essere come uno spezza giornata o comunque un fine pasto, sempre leggeri per rimanere nel nostro tema di Mai Dire Dieta, con gusto però. Con molto gusto. Allora, spiegaci qual è la ricetta di questa puntata. Allora, oggi andiamo a preparare una sponge cake un po' rivisitata. Mm. Diciamo che la sponge cake è classica inglese, un pan di Spagna molto burroso, con semplice panna e frutta. Noi oggi facciamo un pan di Spagna un pochino più leggero e al posto della panna, che diciamo è un pochino più pesante, utilizziamo una cremina fatta con una panna di soia light e uno spalmabile light. Già c'è l'acquolina in gola, cioè sono già pronta. Però prima di partire con come si fa, andiamo a scoprire gli ingredienti di questa ricetta insieme. Per la sponge cake rivisitata con frosting leggero al formaggio spalmabile ci serve 3 uova, 90 g di zucchero, vaniglia, un pizzico di sale, 100 g di farina, 50 g di fecole di patate. Per il nostro frosting ci serviranno 200 g di spalmabile light, 200 g di panna di soia e la confettura sarà a piacere. E poi un pizzico di frutta per decorare. Allora, Gaudenzio, come dobbiamo preparare questo dolce meraviglioso? Allora, partiamo dalla preparazione del pan di Spagna leggero. Quindi andiamo a prendere le nostre uova di base. Ricordiamo che il pan di Spagna ha l'unica, diciamo, difficoltà del pan di Spagna è quello di far montare benissimo le uova e lo zucchero come prima amalgama, diciamo, che deve essere montato per almeno 15 minuti. Quindi questo è importantissimo, perché darà la sofficità e ingloberà l'aria necessaria a far diventare spugnoso e quindi molto molto leggero il nostro pan di Spagna. Quindi noi aggiungiamo lo zucchero all'interno delle uova, questo noi andiamo a montarlo più o meno per 15 minuti. Allora, ovviamente 15 minuti non ce l'abbiamo, no. Però comunque, allora io lo monto per 15 minuti, alla fine di scadere di questi 15 minuti, che cosa dobbiamo aggiungere? Allora, alla fine dei 15 minuti noi andiamo ad aggiungere la farina, la fecola e aggiungiamo, prima ecco, diciamo, di finire il montaggio aggiungiamo anche la vaniglia, aggiungiamo farina e fecola di patate che sono state diciamo passate, ok, per rendere ancora più fine la soffice, grana. Soffice, esatto. Okay, molto importante ragazzi, con i dolci, i dolci hanno bisogno di una regola un po' più matematici, magari un primo lo posso andare a occhio, però i dolci, il pane, la panificazione ha bisogno di
di precisione. Precisione, esatto, sì. Quasi chirurgica, diciamo. Sì, eh? Esatto. Allora, noi aggiungiamo man mano la farina e la fegola che abbiamo e andiamo a girare dal basso verso come? L'alto. Con la cucchiaio o con la frusta? Con il cucchiaio, molto okay. Meglio. Okay? Così esatto. Non perdi. Allora, stiamo immaginando che l'abbiamo fatto veramente montare le uova a sufficienza in questi 15 minuti, cosa che non abbiamo tempo qui per qui. Però come conoscete che mai dire dieta è una cucina magica. Ogni tanto le cose si cuociono da soli, è una cosa meravigliosa. Però okay, facciamo finta che noi abbiamo sì. Amalgamato a sufficienza la nostra spugna. Allora, a questo punto dove andrebbe? Allora, a questo punto noi utilizziamo più di uno stampo, se vogliamo fare diciamo dei dischi singoli, oppure possiamo utilizzare uno stampo unico un pochino più alto, dopodiché andremo a tagliare il nostro pan di Spagna. Altra domandona. Sì. Allora, siccome è un stampo un po' particolare, che non io cioè, normalmente non lo trovo, dove potrei cercarmi uno stampo così piccino, picciò, però diciamo di nicchia? Allora, questo intanto se andiamo su internet troviamo, adesso mandano a casa qualunque cosa, però nei classici negozi di cucina specifica, quindi dove vendono gli accessori anche per i ristoranti, per le pasticcerie, quindi si possono trovare tranquillamente. Altra domanda, adesso, sì? Devo, per mettere la spugna là per non farlo attaccare, che cosa devo fare? Allora, possiamo imburrare la teglia e quindi mettere poi la farina per evitare che si attacchi, oppure utilizzare anche della semplice carta da forno. Realizziamo un disco, appoggiamo sul fondo, sempre leggermente imburrato, e non si attaccherà. Ok, perfetto. Allora, noi vado a preparare, sì. Vado a basare. Ok, e in forno quanto devi rimanere? In forno più o meno 35 minuti a 160 gradi. No, guarda, è rimasta perfettamente nel nostro fornino. Guarda che esatto. Precisione. Aspetta, allora, ovviamente ecco. Sarà sicuramente molto montato dopo i 15 minuti di montaggio delle uova e dello ovviamente. Zucchero, quindi sarà già una spugna, in modo tale che, perché questo non avendo lievito, non crescerà in altezza, quindi noi avremo la dimensione dello stampo che abbiamo utilizzato e quindi faremo dei dischi che andremo a sovrapporre. Okay. Allora, perfetto, prima di infornare, aspettate là, perché voi dovete scoprire insieme i principi di questa puntata, i principi e le proprietà nutritive del nostro sponge cake. Andiamo a scoprirli insieme. Farine integrali e i vantaggi di cibi integrali. Aumentano il senso di sazietà e facilitano il transito intestinale. E ricordate sempre dell'importanza della fibra alimentare in una dieta equilibrata. Altri vantaggi importanti derivano dall'aumentato apporto di vitamina E nel caso degli oli vegetali. La raffinazione ridurrebbe il contenuto di tocoferolo e acidi grassi essenziali, fondamentali per la nostra salute, e di alcune vitamine del gruppo B. Inoltre, i cibi integrali hanno un indice glicemico ed un contenuto calorico inferiore e sono pertanto indicati nelle diete dimagranti. A condizione che l'integrale non diventi un pretesto per mangiare di più, poiché le differenze caloriche tra i due alimenti sono, tutto sommato, modeste. Uova. La loro principale qualità è, infatti, il contenuto di proteine nobili di alto valore biologico, complete cioè degli aminoacidi essenziali che vengono impiegati dal nostro corpo per il mantenimento e la costruzione delle strutture cellulari. E per quanto riguarda il colesterolo? L'uova ne è di certo ricco, ma le lecitine contenute nel tuorlo favoriscono l'attività dell'HDL, cioè del colesterolo buono. Bisogna anche considerare che il colesterolo che si misura nel sangue non è direttamente connesso a quello che si trova negli alimenti come le uova, ma viene formato anche dal fegato, a partire anche dalle zuccheri e cereali raffinati. La vaniglia è un antisettico naturale, ma è anche un prezioso calmante. Risulta infatti molto utile per combattere lo stress e sconfiggere l'insonnia. Un buon latte caldo aromatizzato alla vaniglia è infatti un ottimo rimedio per chi ha difficoltà a prendere sonno. L'aroma particolare della vaniglia è dato dalla presenza della vanillina, un polifenolo con proprietà antiossidanti che contribuisce a mantenere giovane l'organismo, contrastando l'azione dei radicali liberi. Ragazzi, è sempre un onore per me essere con il dottor Sasha Sorrentino, colui che ha scritto Mai dire dieta con me, e andiamo subito, Sasha, a spiegare perché abbiamo scritto Mai dire dieta. Ciao Gilles, innanzitutto grazie per avermi invitato, sono molto contento di essere qui a
parlare con te del nostro libro che abbiamo deciso di scrivere assieme durante il periodo poi della prima quarantena, no? Dove tanta gente era impegnata a cucinare, produrre tutti questi manicaretti, no? E tanta gente infatti ha preso tanto peso durante la prima quarantena proprio perché non sapeva che cosa fare, non sapeva come mangiare e poi c'era tanta sedentarietà. Nelle nostre dirette che abbiamo fatto appunto durante la prima quarantena ci siamo resi conto, complici anche dell'esperienza che abbiamo fatto insieme su Rai 2, che tante persone magari sono convinti di saper mangiare nel modo corretto, ma in realtà non sanno combinare bene gli alimenti e quindi abbiamo, diciamo così, insegnato, cioè preso proprio il concetto di dieta come educazione alimentare. Educazione alimentare, l'hai detto molto bene, perché quando noi parliamo di mai dire dieta, noi quando parliamo di una ricetta non ci fermiamo soltanto agli ingredienti e diciamo l'elaborazione per creare le nostre ricette, ma andiamo oltre a spiegare anche le proprietà nutritive degli alimenti che troviamo dentro le nostre ricette. E quanto è importante la nutrizione per la nostra salute? È fondamentale, perché se noi considerassimo la nutrizione come è stata considerata negli ultimi anni, cioè solo come una questione di calorie, potremmo dire che le calorie di un bicchiere di vino sono le stesse calorie di un pugno di mandorle, però evidentemente non sono la stessa cosa. Quindi noi abbiamo deciso, tra virgolette, di creare una sorta di, chiamiamolo metodo, no? Dove non eliminiamo nessun tipo di macronutriente, quindi ci sono i carboidrati, ci sono le proteine, ci sono i grassi, ma differenziamo il momento in cui introdurli a seconda della struttura fisica che abbiamo. Rimanete sempre con noi su Mai Dire Dieta, perché con Sasha, con i chef che vengono a trovarmi in studio, troveremo ricetta dopo ricetta come trattarci meglio con l'alimentazione e con il nutrimento giusto. Alla prossima insieme. Avete visto quante cose si possono imparare insieme e poi affronti la tavola con un altro verbo, no? Cioè, assolutamente. Tutte queste cose che mi nutrono, no? È bellissimo, anche perché poi uno impiega il proprio tempo a capire come si fanno delle cose semplicissime che noi utilizziamo quasi, non dico quotidianamente, ma spessissimo. Un pan di Spagna, chi è che non l'ha mai fatto a casa o ha provato a farlo? Allora, andiamo a infornare e nel frattempo che inforniamo il nostro impasto, andiamo a preparare la glassa, okay? Si dice in inglese frosting, okay? Il frosting. Allora, in questo caso, come dicevamo prima, la sponge cake classica prevede solo panna, quindi la regina Vittoria, per la quale fu inventata questa torta molto semplice, utilizzava solo panna e frutta. Noi invece alleggeriamo, diciamo, il frosting utilizzando panna no. Ma panna classica, diciamo, no, perché utilizziamo una panna di soia vegetale light, che perché si trova tranquillamente, molto facile, che ha un bassissimo contenuto di grassi rispetto al classico. Mettiamo insieme sia la panna che il nostro spalmabile light, anche questo si trova facilmente in tutti i supermercati, spalmabile tipo, privo di grassi. Tipo Philadelphia? Tipo Philadelphia, okay, esattamente. Okay. Quindi ce ne sono di tantissimi tipi. Adesso noi ovviamente anche qui non abbiamo il tempo di far montare la panna, ma questo montato insieme, se vi piace potete utilizzarlo anche senza l'aggiunta di zuccheri, altrimenti possiamo aromatizzare con un cucchiaino di miele o con un po' di zucchero a velo, in base, diciamo, a quello che poi vogliamo come risultato finale, la vaniglia. Okay. No, sono di parte. Allora, la vaniglia è una spezia che usiamo in tutti i dolci americani e sono convinta in parte è quella che fa diventare così gustosi questi dolci americani. Infatti, prima o poi farò una puntata dedicata solo alla vaniglia. Ma come la montiamo? La montiamo sempre a frusta? Sì, prendiamo sempre una frusta. Noi andiamo a girare con calma, ovviamente, perché la panna in questo caso... penso che chiacchiato il recipiente. Allora, di solito la faremo così. Esatto, quindi noi la montiamo. Quindi una volta che poi noi abbiamo montato la nostra panna, andiamo a prendere un semi risultato finale di quello che poi noi facciamo, perché questa è la cucina magica dove tutto uno, accade due, tre. E... yeah! All'improvviso. Bello così. Allora,
la bella della diretta. E andiamo a spiegare semplicemente che cosa abbiamo fatto. Come vedete qui abbiamo i dischi di Pan di Spagna che abbiamo fatto precedentemente con il nostro piccolo stampo, sì. E li abbiamo intervallati con la nostra crema, il frosting che abbiamo fatto prima, ecco, montato. Quindi noi facciamo vedere anche il risultato finale, utilizziamo un classico sac à poche. Allora, aspetta, ti devo fermare qua. Allora, spiegaci come si fa una sac à poche o dove le trovi, cioè, perché si può anche fare da soli o no? Sì, allora, molto molto semplice. In realtà adesso ce ne sono di tantissimi tipi, sì. Quindi diverse resistenze, quindi sono delle bustine di plastica all'interno del quale possiamo mettere dei puntali che servono proprio per decorare le torte in base alla decorazione che vogliamo dare finale, oppure sì. Si può prendere anche un classico sacchetto per il congelatore che abbiamo tutti a casa, tagliare, mettere diciamo il nostro composto all'interno, tagliare una punta e poi da quello insomma tranquillamente decorare i nostri dolci. Vai, comincia la decorazione. Allora. Un cucchiaio, ma non fa niente, prendiamo questo. Di solito nella sponge cake si può aggiungere, come dicevamo, della confettura a piacere. Sì. Quindi noi lo mettiamo soltanto sulla parte superiore, ok? Quindi noi andiamo a mettere semplicemente un centro di confettura per dare un po' di colore alla nostra composizione. Perfetto. Ok. Dopodiché noi andiamo a decorare i lati della nostra sponge cake con degli spuntoni di questa crema che abbiamo utilizzato prima. Molto molto semplice, Jill, quindi è una cosa che si può fare tranquillamente a casa, possono fare tutti. Madonna. Quindi con velocità. Io non so se sarei in grado di farlo così velocemente e così bello, però mi dai speranza. Sì. Allora ragazzi, noi stiamo finendo il dolce sponge cake che è fatto con una crema alla base di soia e di una crema sfumabile light, un gioiello da vedere con gli occhi e anche qualcosa molto gustoso per, diciamo, da gustare. E eccolo qua, il nostro sponge cake super leggero, e volendo possiamo anche poi decorare con qualche pezzo di frutta per completare. Perfetto. E questo, semplicissimo, voi potete utilizzare a casa qualunque tipo di frutta voi vogliate. Noi in questo caso abbiamo utilizzato delle fragole ed ecco il risultato finale della nostra sponge cake rivisitata. Grazie Gaudenzio, è super bello, e voi ricordate sempre che qua siamo insieme per imparare a mangiare in modo consapevole e nutritivo e non solo molto gustoso. Vi aspetto insieme per la prossima puntata qui su Vai di Rivieta.